Chiudete gli occhi, facciamo una cosa insieme, senza dire niente. Chiudete gli occhi. Occhi chiusi, percepite il buio dentro gli occhi. Ci siamo? Occhi chiusi, cerchiamo il buio dentro gli occhi. Adesso, immaginate una cosa che vi disturba, senza dirla. Se l'avete trovata, alzate la mano destra. Bene. Adesso abbassate la mano. L'avevate alzata quasi tutti. E a occhi chiusi, immaginate di lasciar lì la cosa che vi disturba e di non fare niente. Se vi lascia un dolore questa cosa, mettete la mano destra sul punto del corpo dove sentite il dolore. Entrate in un nuovo regno che è il regno del non fare. Qualsiasi cosa mi disturba, io non devo fare niente. Niente. Lascio lì la cosa che mi disturba e non faccio niente. Adesso potete fare un'altra cosa. Potenzio il non fare. Faccio ancora meno. La cosa è lì e io non faccio niente, niente, ancora più niente di prima. Adesso, se state attenti, scendete sempre di più in questa sensazione del non fare e sentirete una pace, una tranquillità che arriva da questa sensazione. Se siete riusciti, alzate la mano destra. Senza saperlo, avete fatto un esercizio che è il perno del pensiero taoista, forse il più grande pensiero psicologico che sia mai esistito. I cinesi dicono che ciò che crea il mondo è il Tao. Il Tao avrà avuto qualcosa come 20-30 mila traduzioni, ma oggi quasi tutti sono d'accordo nel dire che il Tao, in realtà la migliore traduzione è la via. C'è una via. Ma com'è questa via? Subito il cinese aggiunge: no, guarda, che il Tao di cui si parla non è il Tao. Qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa avvenga, tu non commentare mai, mai. Non parlarne con nessuno, riguarda te. Come può lei o il tuo amico avere un parere su di te? Perché ti sei abituato a diventare esterno. È l'anima esterna di cui parla Plotino.